Cambio di colore in due regioni che passano in zona rossa, si tratta di Campania e Toscana. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche passano invece in zona arancione. In totale sono 7 le regioni rosse, 9 quelle arancioni. Per Campania e Toscana si tratta di un doppio salto. Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'obiettivo è portare l'RT sotto 1 nel più breve tempo possibile. L'epidemia in Italia mostra un primo segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione messe in atto il 14 ottobre. Bisogna monitorare l'andamento e mantenere una grande consapevolezza del rischio attuale, alto in quasi tutte le regioni italiane. I dati resi noti ieri, con 37.255 nuovi contagi, mostrano un leggero rallentamento. C'è un effetto delle misure adottate con i vari DPCM. C'è un'iniziale ma chiara decelerazione della curva della trasmissibilità dell'infezione, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Anche secondo Gianni Rezza, direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, c'è una tendenza alla diminuzione della trasmissione dell'infezione nel paese. Rezza però avverte: il sovraccarico ospedaliero rimane. Se RT scende anche da 1 e 2, il numero dei casi tende ancora ad aumentare. Per avere un forte impatto, l'RT va portato sotto il livello di 1.